Prima di tutto, che cosa è successo, che cosa succede a questa Juve Stabia? La domanda a 100 milioni. 100 milioni? Che sì, basta vedere le partite. Alcune fatte bene le abbiamo perse, altre quando le giochi male le perdi ancora più sicuro. Poi non ti gira nemmeno bene. Padova tutto sommato si racca di punto, non hai rubato niente. Siamo riusciti a perdere anche una. Il problema è quello, il problema è che abbiamo qualcosa da sistemare, evidente, siamo in fondo alla classifica, siamo ultimi, non si vince da 15-18, perciò i problemi ci sono, è inutile che ci prendiamo in giro. Ci si è avuto vari problemi, di varia natura, speriamo di averli risolti, però non è che uno deve prendere in giro nessuno, problemi. Se in base ai risultati, in base alle prestazioni, in base a tutto, ci sono. Problemi ci sono, perlomeno ci sono stati. Ora speriamo che non ce ne siano più, che iniziamo a fare un po' di risultati, che rimaniamo attaccati al carro con la salvezza. Questo sì. Eravamo lasciati in una delle ultime conferenze stampa con lei che aveva detto questa non è ancora una squadra, nel senso che non è ancora compatta. I risultati dicono che ancora non siamo una squadra. Perlomeno non siamo una squadra che può fare determinate cose in questo momento. La verità è questa. Non è che ci si può continuare a nascondere o... La verità è questa. Stiamo facendo una fatica della Madonna a diventare una squadra. Se dovesse attribuirsi delle responsabilità a lei, quale responsabilità si attribuirebbe? Secondo me ci sono di vari titoli. Non è che uno... Quando uno va a fare una squadra, la responsabilità è anche e soprattutto dell'allenatore. Cioè, è inutile stare qui a quantificare quanto ce n'ho io, quanto ce n'ha Tizio e quanto ce n'ha Cari. La responsabilità ce l'ha anche l'allenatore, il primo colpevole è anche l'allenatore. Poi a volte in buona fede si pensa di aver fatto bene, di aver lavorato bene, di aver costruito una squadra importante, poi il campo ti dice che non è così. Però io è giusto che mi assuma determinate responsabilità perché sono io che li metto in campo e onestamente io vedo un cacchio, per non dire un'altra parola, di quello che penso io del gioco del calcio, onestamente. Perciò il responsabile sono io. Io mi auguro che come abbiamo iniziato a fare male da Empoli l'anno scorso, anche se questa è un'altra squadra, anche se questo è un altro campionato, e Vallevari, siamo in grado di darci delle risposte da Empoli in poi. Mister, ma sente che la squadra non la segue, cioè da queste parole? Se la squadra non mi seguiva, a Padova pigliavano 5 gol e a casa e festa finita. Scusami. E questi sono discorsi che non hanno né in cielo né in terra. È evidente il fatto che non ti vogliono far fuori. È evidente il fatto che se volevano facevano quello che vuoi, pigliavi 4 gol e andare a casa. Dai, su. Invece hanno provato in tutte le maniere. I problemi sono questi. Il problema non è... come ti posso dire, dentro uno spogliatoio. Il problema è che ci sono vari problemi insieme, questo sì, e che li dobbiamo risolvere in breve tempo, perché gli altri non è che stanno aspettando, gli altri camminano, corrono, anche squadre come Cittadella che contro di noi avevano fatto una pessima impressione, poi gli hanno annellato una serie di risultati che l'ha portata avere 13 punti, mi sembra come ci abbia ora. Mi sembra tanta roba. Cioè, possiamo dire che il mercato è un po' tardivo, almeno in una parte di quel tipo? Allora, quando abbiamo preso determinati giocatori alla chiusura del mercato, si erano tutti contenti, perché erano arrivati giocatori di un certo spessore. Purtroppo quando operi, poi dopo è sempre il campo che ti dice quello che hai fatto, se hai fatto bene o hai fatto male. Io non credo che siano i giocatori che sono arrivati all'ultimo o i giocatori che sono arrivati a prima. Non c'entra niente, qui è una serie di cause dove nessuno può dire io mi tiro fuori, nessuno, a iniziare dall'allenatore, perché tutti abbiamo la nostra buona parte di responsabilità se siamo in questa situazione. Questa situazione se ne esce solo se la squadra lo vuole, solo se la squadra capisce alcuni principi, se no qui può venire pure chi è il migliore che c'è al mondo e farà fatica anche lui. Perché è così, noi stiamo facendo rito e ci parli, ti ci confronti, discuti,
sei disposto a qualsiasi cosa pur di dargli una mano, ma poi è chiaro che noi dobbiamo trovare un certo equilibrio, si gioca a 3, si gioca a 4, a volte si fa bene a 3, a volte si fa un disastro a 3, a volte si gioca meglio a 4, poi si fa un disastro a 4. Non è che uno è stato lì fermo a aspettare gli schiavi. Qui si deve parlare di responsabilità e di campo. L'anno scorso a un certo punto... ho detto la responsabilità te la dice il campo. Sì, se no il campo ce li metto io, il primo responsabile. Sì, noi siamo operando. L'anno scorso a un certo punto chiamasti Mezzavilla, Caserta, prima di Grosseto. Insomma, individuaste le persone che potevano prendere un po' in mano le redini della situazione. E ovviamente lì c'è stata una svolta. La sensazione è che forse non si è riuscita a individuare il nostro squadro, anche di prime donne è brutto perché può essere negativo, però di tanti giocatori di esperienza. Ma magari ci fossero le prime donne, quindi. Magari. Il problema invece è che sono tutti bravi ragazzi, il problema è che hanno bisogno loro di essere aiutati, perché al limite ancora non si sentono al 100%. Qui gente che tira fa meno non ce n'è. Purtroppo in questo momento la realtà è questa, abbiamo bisogno d'aiuto, è inutile che ci giriamo intorno, abbiamo bisogno che la gente ci dia una mano, abbiamo bisogno di ricreare un certo entusiasmo, non vogliamo stare sulle palle a nessuno, tanto per essere chiari, invece mi sembra che siamo diventati un po' antipatici tutti. Questo è quello che secondo me dobbiamo anche cercare di mettere da parte, perché se noi diventiamo antipatici ci rimettiamo solo noi. Ci rimette la squadra, ci rimette la città, ci rimettete voi che invece di scrivere per giornali TV, penso, non credo, poi una volta mi disse lui, non era così. No, se mi ricordavo mai. Però io dico che è un danno per tutti, no? A iniziare dal sottoscritto a finire all'ultimo dei tifosi. Perciò io mi auguro di ricompattare bene questa situazione, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Se continuiamo a stare sulle scatole un po'... Noi abbiamo perso qualcosa in simpatia, non so il motivo perché se no lo direi, però dobbiamo cercare di essere bravi e intelligenti di riconquistare quello che avevamo negli anni passati, perché da soli non si può fare niente, né io né nessun altro fa niente da solo. Io mi auguro veramente di ritrovare una certa unione fra di noi, fra dirigenti, giornalisti, squadra, tifosi, perché se no andiamo un poco lontano. Già ci abbiamo i nostri cavoli. Sì, è meravigliato il fatto che è stato messo in discussione, cioè... No, io mi sono meravigliato che sono ancora qui, non diverso. Ma non lo caccia, mister, Francesco a me non lo caccia. Io non credo. Io so che da altre parti forse ti avevano già cacciato via, anche se avevi vinto, anche se avevi fatto bene, anche tutto il resto. Cioè io non posso dire niente a questa società, anzi. Io spero di essere in grado di aiutarlo, questo sì, questo se no me ne sarei già andato io. Mister, l'espulsione di Contini è una prima bocciatura oppure è stato solo per scuotere un po' un calciatore che doveva essere di quelli che trascinavano questa squadra verso l'alto e invece purtroppo con alcuni errori? Contini parlandoci non stava benissimo, abbiamo deciso di fare un tipo di lavoro per cercare di averlo al massimo nelle prossime gare. Quindi solo dal punto di vista fisico non è stato... Parlando con lui è venuto fuori che non stava benissimo fisicamente, è inutile continuare a picchiare sopra, se lui ha bisogno di fare un certo tipo di lavoro abbiamo cercato di mettere a suo agio anche col team, sperando che poi ora nel proseguo del campionato sia in grado di darci quella mano che tutti non ci si aspetta. Ma si aspettava di avere 6 giornate di squalifica dopo quelle proteste che ci sono state? Magari allora, io non pensavo nemmeno di essere squalificato, perché io mi sono limitato a dire anche su, come si dice, sul rapporto arbitrale c'era scritto, io gli avevo detto ti devi vergognare, per me quando io sono andato lì lui si doveva vergognare per come aveva penalizzato la squadra, poi lui però ha aggiunto una cosa che mi sembra che io non ho fatto. Assolutamente io non l'ho fatto, poi ognuno la coscienza ce l'ha come vuole, secondo me a me mi hanno dato un contentino, ma non è che hanno visto il filmato, hanno visto che non c'entravo niente, ognuno si, nella vita ognuno si comporta come vuole, io la mattina mi guardo allo specchio, qualche un altro molto probabilmente mi frega niente di guardarsi allo specchio, poi gli dice cavoli tua e basta, basta che mi salvo il culo io, allora io non funziona così con me, tutto qui. Sentire le gambe?
tanti problemi che detto, insomma, c'è anche un discorso di condizione fisica o questa squadra. Ascolta, qui se ne sente di tutti i tipi, no? Che io non vado d'accordo con quello, che quello non va d'accordo con quell'altro, che quell'altro lo tira in tasca a quello. Io sono sempre. No, io non per queste cose. No, ma io che faccio proprio. Qualche volta si è vista che si arriva magari un ritardo rispetto all'avversario, per questo aspetto. Anche perché è stato cambiato il preparatore atletico, anche per questo. Il preparatore atletico è stato cambiato, niente, perché Capistrano c'era l'anno scorso, quello che è arrivato quest'anno gli deve dare una mano. Ah, solo per lui gli deve dare una mano. Poi se lui c'ha qualche altro cazzo sono problemi suoi, a noi non ce ne frega niente. Cioè lui deve dare una mano, deve collaborare, perché è giusto che quando ti entri in una famiglia collabori con gli altri. Perché devi ringraziare la Madonna, se io vengo a casa tua, scusa e ti dico oggi si mangia quello che dico io, te che fai? Dici no, io mangio che cazzo voglio, te esci da questa casa. Allora io credo che ognuno quando arriva in un posto deve essere onesto e dire però lavoro in una squadra di Serie B, ho delle regole da rispettare, cerco di fare del mio meglio in modo che riesca a essere bravo per la società, per chi mi deve giudicare, punto. Io credo che detto questo ti ho risposto un po' su tutto. Noi sulla condizione fisica non ho problemi di condizione fisica, perché se te va a vedere Grampi ce l'ha scozzaletta. No, ce l'ha mezza via. Fatto... Ti okay, sto dicendo, ce l'ha Murolo, perché l'ha avuto anche Murolo a farlo. Non è che posso dire Murolo a lavorare. Ti vado a vedere quelli che hanno Grampi, Ciancio. Ma se te fai 4 partite, sta fermo un mese, Caserta, 2 partite, fermo con tutto il rispetto... Ma è normale. Non... Noi la squadra, che uno più o meno può avere in testa, ditemi quando l'abbiamo messa in campo. Tutti e gli 11, presumibilmente. Quando l'abbiamo fatti giocare noi quella squadra lì? Mai. Inutile che ci giriamo intorno. Per uno... Allora Fabio Caserta stava riprendendosi con tutto quello che uno può... Ha avuto una disgrazia enorme. Contini ha fatto il ritiro da fuori porta con l'Atalanta, non gli hanno fatto fare nemmeno mezza partita. Lanzaro era a casa, Scozzarella tipo Contini. Possiamo andare avanti quanto vi pare? Queste sono le difficoltà nostre. Poi, se le vogliamo capire, le capiamo. Se vogliamo... Qui non è per un alibi di Braglia, la società o giocatori. Qui quello che parla il campo è la classifica. Qui nessuno vuole alibi. Però dobbiamo cercare di compattarci, dobbiamo cercare di dare il massimo, non il minimo. Il minimo non basta più. Noi dobbiamo, come si dice, prendere il via e fare una serie di risultati, perché sennò non andiamo da nessuna parte. E nemmeno dobbiamo vincere per forza, perché quando devi vincere per forza, a volte è perdi. Chiaro, dobbiamo saper gestire le nostre situazioni, se c'è da pareggiare bisogna pareggiare, poi succede che fuori casa vinci una, fuori vinci una a casa e ti sei rimesso nel gruppone. Ma se non ragioni così, noi siamo già messi siamo in enorme difficoltà, perché già c'è la pressione, giustamente, te sei in fondo, vogliamo andare bene, c'è la società che spinge, pensa a lei. Sono 3.000 componenti e questa non è una squadra che regge 3.000 pressioni, al massimo ne può reggere 2. La verità è questa. Mister, ma lei con tutti gli uomini a disposizione, quale sistema di gioco vede per questa squadra? Con quale sistema di gioco questa squadra potrebbe rendere meglio? Secondo me, giocando a 4 dietro, anche se ora giochiamo a 3. Quindi un 4-4-2, 4-3-3? 4-4-2, per farlo a un certo livello ci vuole gli esterni che siano in grave salto all'uomo. Se poi ti vuoi difendere va bene anche il 4-4-2, devi tenere strette le linee. La verità è questa, te chi hai che salta all'uomo sugli esterni? Soltanto solo. No, solo non è un esterno, è un adattato. Da quando gioca un po' più largo. Sì, ho capito, ma non è... poi lo perdi da un'altra parte. Tutto qui. Cioè... Noi si è fatto una squadra per giocare in una maniera, no? Quest'anno. Perché nell'ultima partita avevamo giocato 4-3-1-2, vi ricordate, a Crotone, dove avevamo fatto anche un'ora veramente di calcio bello. Avevamo anche iniziato in quella maniera lì. Poi una serie di problemi. E si è fatto male Ciancio, si è fatto Mezzavilla, si è fatto male. E Caserta non stava bene. E Scozzarella è arrivata alla fine.
Contini e Lanzaro sono arrivati alla fine perché chi stava giocando sono titolari, ma sono titolari che poi devono subentrare, farsi le 15-20 partite, no 42. Questo era il progetto iniziale. Poi avevamo puntato tutto su Beltrame. Beltrame alla fine poi è andato a Bari, non è mica colpa di nessuno, questo non è che uno deve dire abbiamo fatto questo, purtroppo poi il mercato t'ha portato a fare determinate considerazioni. Io sono convinto che nessuno di noi aveva intenzione di fare male, no? Come stiamo facendo. E allora, a me andare via da Castellammare rischiando di retrocedere oppure fallendo il quarto anno mi fa girare, anzi mi fa proprio cazzare, scusate la parola. Perché la cosa più bella è andare via, salvarsi e levarsi dalle scatole. Questa è una soddisfazione, non sciupare il lavoro che ha fatto per 3 anni. In questo momento lo stai sciupando, perché se vedo la classifica mi viene male. Chiaro, no? C'è qualcosa che salva in questi 2 mesi, 3 mesi? Io posso salvare niente, perché non mi piace niente. Io sono una persona onesta, non posso dire sì, salvo questo perché così mi torna il conto a me, mi viene meglio a me, cioè è stupido. Io questi 2 mesi non salvo niente, a iniziare dal sottoscritto, soprattutto il sottoscritto non salvo. Tanto per essere chiari, io gli altri non me ne frega un cazzo, onestamente, gli altri sono problemi loro, ognuno ha la sua coscienza. La mia mi dice che non mi devo salvare proprio un bel niente, che non mi è piaciuto nemmeno come ho fatto un periodo da allenamenti, non mi è proprio piaciuto, onestamente, mi piace più molto ora, lo sto facendo ora da 20 giorni a questa parte, ma vedo che però hai cambiato atteggiamento, hai fatto veramente certe cose, però poi si fa fatica lo stesso, capito? Perciò però anch'io è giusto che sono lì e anch'io spero di tirarmi veramente fuori. Se stiamo bene tutti, sono convinto che siamo una discreta squadra, che si può salvare. Però non è facile, bisogna iniziare a fare risultato. E quella che viene sabato è una partita da non sbagliare, da fare il risultato. Perché se non dovesse venire fuori il risultato è normale che diventa l'inferno dopo. La verità è questa. Se l'ultima domanda, che cosa se le ha dato qualcosa l'arrivo di Improta? No, ho capito, scusa. Improta che cosa... Perché parla di Improta? Mm? E che c'entro io in Improta? No, nel senso che ha spiegato anche alla società che deve fare d'accordo con lei, con la proprietà, con i calciatori. È una persona che conoscevo. Una persona che la vita ha fatto calcio, è una persona molto, molto pacata, molto tranquilla. Io penso che possa servire molto per questo tipo di rapporto, onestamente. Io l'ho avuto anche a Catanzaro, non è un problema. Ma verrà in panchina con lei? Come? Verrà in panchina vicino a me? Da quando sono rincoglionito cercano di mettermi ce ne qualche uno, però vedete voi. Mister, per la gara con... Sì o no, non ho capito. A lui finora sta andando in panchina. Quindi, no, sì, ma finché non c'era lei... Non sono io che faccio le liste. Io, se vuole venire in panchina e sta zitto, sono problemi tuoi. L'importante è che non fare parte. Però dice le volte che poi lui non è mai stato squalificato. Con l'ultima parola famosa. Mister, invece la situazione infortuni, cioè con l'Empoli chi torna, se torna qualcuno, com'è la situazione dei vari giocatori? C'è da vedere un paio di giocatori, che torni qualcheduno, Lanzar può essere a disposizione, Gidai forse, se riesce a correre bene, poi Caserta non credo, dovrebbe rientrare oggi, Caserta ne avrà per molto credo. Anche non tanto a livello fisico, ma sì, a livello una botta enorme, insomma. Durante la partitella c'è stato un paio di infortuni di Sow e Ghirighelli. Qualche botta. Hanno preso 2 botte. Se impara a darle le botte è meglio. È una squadra che vince pochi contrasti, è poco reattiva, poco. Siamo troppo lunghi. Facciamo fatica a coprire il campo, a rimanere corti, onestamente. Che giochi a 3, che giochi a 4, che giochi a 25. Si fa fatica a tenere il campo corto. Per noi è quello il problema nostro.
al di là di tutti i problemi che poi a volte sbagliamo a livello individuale su certe azioni degli avversari, però facciamo fatica a tenere il campo corto per noi, stretto, stretto e corto. Mister, a proposito di Empoli, l'esempio dell'Empoli scritto due anni fa e del Novara l'anno scorso, a dispetto ovviamente della qualità delle rose, perché Novara intervenne molto a gennaio, può essere tra virgolette un invito all'ottimismo, nel senso loro ripartirono a gennaio e riuscirono a salvarsi? Sì, però per quest'anno fanno fatica, si ritorna sempre lì, motivazione, determinazione, rabbia, gente di categoria, fame, sa quante cose c'è in una squadra di calcio. Se noi siamo lì qualcosa ci manca, perciò non ci si può prendere in giro. Loro sono riusciti poi tramite anche la campagna acquisti, ma tramite anche uno ha cambiato l'allenatore, Zavala, e l'Empoli ha cambiato totalmente modulo, perché Sarri finché voleva giocare 4-4-2 le perdeva tutte. Poi si sono messi 4-3-1-2, è stata la fortuna di Sarri e anche dell'Empoli, perché la verità è questa. Hanno trovato un equilibrio perfetto, loro stanno molto alti con la linea dietro, stanno molto stretti sulla palla a sinistra, c'è il terzino di là che va quasi dentro il campo col mediano, corrono molto, si difendono bene, tornano tutti, è una squadra che è due anni che è a vertice del calcio di Serie B, perciò è una partita molto difficile, una partita da affrontare con le... L'avversario peggiore che quale secondo me è uno dei più peggiori, perché poi si muovono bene, se si tira fuori uno parte l'altro, ti danno grandi riferimenti da affrontare per bene, vediamo.